Bella ragazzi, siamo Grass e siamo tornati qui sempre con un nuovo video incredibile. E siamo oggi con la challenge del Teach Me the Polish. Polish sì. Cheat me. Che cosa? Ma cosa in inglese? Cheat me, imbrogliami. Attenzione. No, allora, Teach Me Polish, oppure insegnami il polacco, oppure molto semplicemente Xenik insegna il polacco. Sì, ecco. Quindi cosa andremo a fare? In pratica lui mi farà una lezione di polacco dove mi insegnerà cose, tante cose belle. Che tra l'altro anche io avrei bisogno di una lezione di polacco perché me la sono scordato completamente, però... E mi insegnerà i detti, i polacchi, le parolacce e partiamo dal, comunque dall'alfabeto, no? Io mi direi. Dai, qua abbiamo l'alfabeto, insegnami. Ti posso dire senza le lettere quelle fighe? No, la, sì. La, mi devi dire. Ah. La acqua virgola. E che cazzo ne so? La che piange. Com'è? Che piange. Perché piangi? Dai, dimmela. No, ah no, nel contesto di una parola forse te la riesco a leggere, così non mi ricordo. Fai finta che sta nel contesto di una parola. Tipo una on, capito? Poi c'è ma B. Ma parla francese. B e B? B. B. Sì, e poi la C, quella lì. Quella... E poi che sarebbe C. Quella. Con l'antenna. Che si legge C. C. Quindi è C. C. Sì. C. 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 C2. Poi D. D. E. E. E quel non ne ho idea. E. La madonna. Quindi ma non vedi una di No, ma tutte quelle cose. Tutte quelle. Beh, la L quella lì con tipo dell'Oz. Viz dell'Oz. Uo. Quella è la L quel coso in mezzo, sì, così. Tipo L'uo. Swat. Uo. Se legge tipo U. Però uo. È che più vuo. U. Che vuo. Quindi il napoletano da oggi fa scrivere che e con la L. Esatto. E fa che vuo. Esatto, bravo, così. Un botto strano. Invece le tre Z. Perché ci stanno tre Z? Quante Z so? Z. Perché Z. Z e Z. Quindi vanno prendi Z. Esatto. Chi prendi Z? E bidi lo Zizzerot. Prendo lo Zizzerot con Z. Okay. Vabbè, possiamo finire questa cosa. Ok, adesso andiamo sulle parole, tipo quelle base. Le parole base. Adesso ti insegno le parole base. Bravo, hai capito, dai. Dai, non è difficile, è come cioè, italiano, eh. Sì. So che siamo adesso il polacco. Sono polacco, però vabbè. Vai. Che vuoi sapere? So io che chiedo le cose a te. Che vabbè, so, tipo ciao. 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 Che è Cesc? Cesc. No, è Cesc. Peter Cesc. No, Peter Cech. Invece? Cesc. Cesc. Come si scrive? Quindi così si scrive Cesc. Sì, questo è Cesc. Cesc. Cioè, non so se lo leggete, questo qua. Se ti sognato fa così per spiegare una cosa. Eppure cioè, spiccasse il dito. Cioè, devi tipo ballare, capito? No, cioè, no, cioè, è secco, è cesc. Cioè, perché fai zc? Perché non sono italiano, non riesco a dirlo. Cioè, vabbè, è cesc. Cesc. Oh, no. Quindi devo ballare. No, cesc. 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 Ma perché fai così tanto la E? Cesc. Ma che stai soffrire mentre lo dico? Non ci riesco. Cesc. 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 Oh, cesc. Cesc. Oh, cesc. Che buono. Che buono. Va bene così. Vabbè, ma che mi ha fatto fare? Allora, adesso invece passiamo a una cosa un po' più elegante, cioè formale. Ok. Però, che è il buongiorno. Ok. Per la gente. Allora, io lo leggo come lo leggerei io, Je dobry. Je No, questo qua è tutto insieme. Si legge tutto insieme, ma è tipo magistrana. Cioè, ma ti pare che devo fare cazzo di professore? Dai, che sarebbe Jen dobry. Jen. È tipo una G, però non è proprio una G. Cioè, Jen dobry. Sì, cioè Jen dobry. Jen dobry. Jen Petronka. No, Petronka, basta Petronka, è l'unica cosa che sa. E spirdala. È curva. Scusa. Facile curva, raga. Curva un botto. Jen dobry. Bravo. Jen dobry. Mazza. Jen dobry. No, dobry. Dobry. Però. Jen dobry. È come se c'è sta metà I alla fine, capito? Jen dobry. È metà io ho detto, no. Jen dobry. Perché. Oh, ma se devo dire la parola. Ok. È una lettera, come faccio a dirla a metà la lettera? Quindi dico A e A, cioè è così. Cioè, vedi, hai fatto. Jen dobry. Vabbè. Hey, che vuol dire hey? Hey, penso sia internazionale. Vabbè, però questo è andato meglio di Cesc, che è ancora più facile. Ok. Però.
Che è sta roba? Ma non spiega la carta, eh. No, no, no. Ma come si dice? Ciao, io sono David. Se dovessi dire ciao, io sono David. Ce lo stavo per scrivere. Cesc. Yes, I'm David. Aspetta, prima te lo scrivo. Allora. Cesc. Yeah, yes, I'm David. Bravo. È facile, sì. A parte Cesc. Senti, io faccio Gendobni. Gendobr. Gendobn. Yeah, yes, I'm David. Brr. Gendobr. Dico. Brr, che buono. Yeah, yes, I'm David. Posso scrivere una cosa in napoletano? Vai. Raga, così, se dovete scrivere napoletano, se dovete parlare in napoletano, dovete fare così. Che vuo? Questo è napoletano. Sì, ma ce ne metto una V davanti. Perché? È perché quello è soltanto U. Che vuo? Allora, vabbè, mo passiamo alle cose che tutti vogliono sapere. Ok, ovvero, le parolacce. È più una lezione per l'altro che per te. Coglione. Questa significa... Vaffanculo. Esattamente. Spierdalai. È facile. Poco. E dovete dire puttana. Se invece dovete dire puttana. Ve la dico io. Vai. Con la K, vero? Sì. È anche un. Bravo tutto tu. Questa è puttana. Cazzo. Come la vostra mamma, no. Però questo qua non è soltanto puttana. Perché teoricamente. È troia. No, è usata pure come. Cioè, come noi usiamo la parola cazzo, capito? Ah, quindi fanno curva, quindi tipo, tipo shit, capito? Quindi ogni due secondi dicono merda. Curva, cioè nel senso io parlo con mio zio ogni volta e lui dice più curva che parole normali in una frase. Vabbè, se devi fare il motociclista. Sì, no, in realtà fai un motociclista. Vedi, fare curve. Mamma mia. Allora, dicevamo, quindi è come se dite porca troia, invece di porca troia dite curva. Capito, curva su tutto. Poi c'è sta questo, che non mi ricordo assolutamente come si scrive. Cazzo, come si scrive? Esatto. In realtà questa cosa, mortacci tua. Ci vdupe. No. Ciui. No. Cui. 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 Cui ci vdupe. Cui ci vdupe. No. Cui ci vdupe. Cui ci vdupe. Esatto. Cui ci vdupe. Che vuol dire? Cui. Che cazzo, che vuol dire? Cazzo un culo. Cazzo un culo non fa figli. Non fa male se lo vedi. Che cazzo ne so. Cui ci vdupe. Che no. Che ne so. Che cui vdupe come si dice figli? Cui ci vdupe. Non fa figli. Però fa male se lo pigli. Ale boli, se lo pigli come cazzo. Se te lo mettono, cioè ce l'ha nel culo. Beh, non mi viene il LSE, capito? Invece mi dici come si pronuncia Szczesny? Dipende, perché in realtà non è polacco ma è un dialetto. Ah. Polacco. Quindi so tipo i cognomi, che ne so, Esposito, se sa che è napoletano. Vabbè, però Esposito si pronuncia sempre Esposito. Lo so, però sai che è napoletano perché è là è più differente, c'è un dialetto più. I napoletani dicono Esposito. Quindi Szczesny si dice. È tipo. È Szczesny. Szczesny. Però alcuni pronunciano Szczesny. Tipo così. Tipo Gabbo. Gabbo dice Szczesny. Szczesny. E dici come si dice chi trova un amico trova un tesoro. Che cazzo ne so io? Come si dice amico? To snage a collega. Collega. Collega, si dice collega amico. Però con una G. Collega. To snage a collega. Che cazzo ne farete collega? Non si sa. Che è? Perché viene dall'italiano, figo. Se no si può dire pure, aspetta, oltre che come si dice? Vabbè, collega, mi piace. Il primo time è collega. È quello. No, devi ripeterlo però. To snage a collega. Tos nai già collega. Bravo. Vedi, se lo dici più velocemente, non Skirtel. Ci pensi. Che cazzo c'entra? Non so, mi piaceva. Sorna. Tos nai già collega, snaus. Snaus? Tutta la vita. Tos nai, mi stai a fampiccià. Tos nai già collega, snai già a sé. A scarba. Scarb. Forse. Tos nai già collega, snai già a scarba. Esatto, perché non mi ricordo le declinazioni in polacco, sinceramente. Capito, raga? Tos nai già collega. Snige a scarba. Uno scarafaggio. Scarba. Esatto. Quindi amici e Pedro Banabici. Collega. Ipotemu cradno. Oddio com'è? Bici. Tfui rover. Allora. Collega. Icnoi carbo. No, ipotemu cradno. Ipotemu crabno. Ucradno. Ucradno. Mi sta sto ingranato! Civile, ci sta. Allora, collega. Sì. Quella è facile. Sì. Cno grave. Ipotem. Ipotem. Ipopotamo. Ipotem. Cno grave. Ucradno. Com'era popotem? Ipotem ucradno. Ipotem. Foim. Ugrabno. Foim. Tfoim. Tfoim. Roverem. Roverem. Aspetta. Collega. Collega. Collega e.
collega. Ah, ora scriverò qua il voto che ti do per la prima volta. Ovviamente se volete altri learning the Polish saremmo molto non lieti di farveli. No. Perché collega, mi sono rotto il cazzo. Faccio tipo scuola oppure... Mi dai un voto da 1 a 10. Da 1 a 10? Sì. Ok, va bene. Ecco. Ma guarda, vediamo quanto sei il professor Mateusz. Allora, no, allora, per la prima volta, calcolando che non hai mai capito e continui a dire Szczesny in modo sbagliato, io direi che un bel 3 va bene. Sì, il numero perfetto comunque. 3, cioè, che 3 la migliore. Ah, fammi a volo i numeri, allora. Vai. Te lo dico fino a 3, così almeno quando prenderai i voti più alti saprai gli altri. Ok, quindi ande toi. No, quello è francese. Ah, che francese. Fa schifo al cazzo. Eins bei drei. Jeden. Dva. Tag. Jeden dva, tra. Cioè, sì, ma di fatto si fa proprio. Ah, giusto. Allora. Questa, raga, questa è una zera comunque. Questa è un 7 in realtà, mi sono sbagliato io. Vai. Jeden dva. C. Quindi se uno dice c, no, è c. C. La dici, la è c. C. Jeden dva c. Jeden dva c. 4 più 6. Ah, devo dire che devo fare 10. Jeden asce 12. Sì, tu madre. Comunque, allora. Allora, no, aspetta. Jeden dva c. 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 Non è c. Cioè, ma come riesco a fare quello che fai te? C. 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 Contona. Oh, ho detto C. Vabbè. Prega, i polacchi si incazzano l'articolo 3, I tedeschi no. Jeden dwa C. Jeden dwa C. È molto più dolce la nostra come lingua. C. Jeden dwa C. C. Vabbè, allora direi che con questo 3 possiamo chiudere il video. Quindi chiedo mila like. Mxem pienset like. Pienset, sì, pienset. 5000. 5000, sì. Alboja. 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 Allora, Jebenne zrobić. Vodoi. Jednego video. Prego. Cristo santo, spero che qualche parola come sta a sentire, perché penso di sta parola in un modo veramente brutto, perché è un botto che non mi parlo poco. E basta, vabbè ragazzi, se becchiamo al prossimo video mi raccomando lasciate no dai, che basta, no, non ce la faccio più. C'è la bar in polacco? Penso sia lo stesso. Ma va? Guarda, volete un'altra lezione di polacco con il professor Giusici? Ovviamente posso farvi ripetizioni di polacco gratuitamente se siete fighe e maggiorenni. Ok, quando vi pare. Io anche posso farvi ripetizioni di italiano. Comunque no, allora se volete un altro video davvero lasciate 5000 like e faremo un altro video di lui che mi insegna il polacco. Dai, grazie, è tutto. Spierdale. Cesh.